Territorio Nova e lacrime della madre. È dalla guerra che non ci veniva. Devo trovare Uri degli Oseram che inseguiva. Quelle esche non fanno presagire nulla di buono. Bellissimo, ragazzi. Cioè, cambia proprio l'ambientazione. L'inverno. Ok. Guarda là! La loggia delle matriarche è l'edificio più grande e difendibile. Gli Oseram saranno andati là. Diamo un'occhiata. Guarda là! Cioè, quella struttura la vedevamo nello skybox. E ora è poligonale. Mi è venuto un crampo al piede, raga. Mi sono dovuto togliere le scarpe. Mi è venuto un crampo al piede. Oh! Benissimo. 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 Il gioco ci ha dato un altro giocattolino. Attenzione, fasi stealth, ragazzi. Vedete. Meglio a girarle che provare ad affrontarle. Posso nascondermi tra l'erba. E quindi mi devo abbassare. Figata, raga. Ma, tipo, se sto in piedi, nell'erba, com'è la grammatica? Un'altra vedetta. Ah, ok, anche se sto in piedi non mi vede. Ok, va bene. Via! Ok, ci sta, giustamente il videogioco non ti obbliga a chinarti. Oh, raga, si sposta l'erba. Bravi, eh? Non si spostava l'erba in Horizon, si sposta in Call of the Mountain. Pensate. Manca poco al cancello. Non devo farmi vedere. Mi hanno visto! Via, via, via! Vai Rice! Vai Rice! Mamma mia, raga. Lo sapete che i paesaggi innevati, i livelli con la neve, sono i miei preferiti nei videogiochi. Forse perché sono del sud e noi al sud non la vediamo mai. Quasi mai. Davvero, dove abito io a Cosenza nevica una volta l'anno. In questo periodo, peraltro, in genere. Bene, giriamo la ruota. Ok. E ora giriamo la ruota. Benissimo. Urid era la guardia del corpo di Girano. Raga, mi viene proprio sete vedere proprio l'acqua. Proprio l'acqua. Guardate, ragazzi, questo è... Questo non è Horizon, questo è Tomb Raider. Questo è Tomb Raider. È Tomb Raider VR, questo. Mi sta cercando. Dai, 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 dai. No, oh, merda, m'ha visto. Sa che sono qui. Ora tocca a me. Dai. Bellissimo, ragazzi, ma proprio l'adrenalina. Falò, un falò, un falò, un falò. Coraggio, Reyes. Colpi dall'occhio. Ok.
Ragazzi, questo combattimento... Dai! Cioè, ci sono combattimenti non su binari, ragazzi. Anche se... Colpo critico, avete visto? Perché la freccia ha scintillato. Mizzica, io l'avrei fatto tutto movimento così, il gioco. Cioè, io l'avrei retto, vi dico la verità. Giustamente per il motion sickness, loro hanno fatto quei combattimenti in quella maniera, ma io l'avrei fatto tutto free locomotion, ragazzi. Guarda là! Uncharted. Allora. Ragazzi, sto gioco è bellissimo. Sto gioco è obiettivamente bellissimo. Oh, io non so. Magari Killer Application non sarà, però ragazzi, sto gioco è bellissimo. Cioè, non è che... Poi che magari una persona possa decidere di non spendere 600 euro per questo gioco, questo è un altro discorso, nel senso assolutamente, nel senso non è il gioco della vita, ci mancherebbe, tipo la storia, la sto tagliando se ci fate caso perché non è niente di che, però come gameplay, cioè le scalate, non fai solamente così. È pieno di situazioni. L'unica cosa che non mi piace sono queste parti in cui devi aprire il menu così. Molto meglio quando il menu è contestuale. Ai. Stealth. Delle frecce incendiarie. Via, ora. Teniamo l'arca a portata di mano. Dai, Raias. C'era un passaggio sotto la loggia delle matriarche. Posso raggiungerlo passando di qua. Sono parecchie vedette. Le hanno attirate gli Osarum. Mamma mia, ragazzi, quando ci prendi la mano, comunque... Qui sono al sicuro. Ok. Ma quindi che vogliamo fare? Le possiamo anche combattere? Sono troppe. Il videogioco suggerisce... di far la stealth, facciamo la stealth, dai. Vabbè, giustamente come grammatica di gioco, anche se io sono in piedi, lui calcola come se fossi... Quello là non si schioda però. Oh! Forse mentre guarda dall'altra parte. Non devo farmi vedere. Ok, il gioco è permissivo. Ci sta. Allora, sapete che cos'è? È come se lo stealth fosse impostato a semplice, perché in VR, secondo me, è molto più difficile. Dobbiamo avere la leva qui. Vedete, manca la leva. Lì. Nasconditi! Capito, è molto permissivo, giustamente perché in VR è molto più difficile lo stealth, perché quando tu giochi nei giochi tradizionali, no? Soprattutto in terza persona, bari con la telecamera... No!
Invece in prima persona è molto più difficile guardarsi in giro e quindi ci sta, ragazzi, questo ci sta. Bam! Ok. Ora posso uscire da lì. E le altre due quasi quasi le combatterei, sai? Ehi, ehi, ehi. Meno uno. Bellissimo, cioè anche le parti presunte stealth tu le puoi fare action praticamente, cioè non ti blocca il videogioco, cioè ti dà la possibilità. Dai, dai, è fatto proprio bene. Una fionda. Attenzione. Potrebbe tornare utile. Attenzione, ragazzi. Mi darà un aiuto. Attenzione alla fionda, allora. Tutto bene. Fatto. Bene così. Muovi la mano sopra la spalla. Ok, titra. Ehi, 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 ehi! Una vedetta. E ormai mi ha visto. Vai, Reyes. Sconfiggi ogni singola macchina nel dominio. Ah, scontro. Dai. Sbagliato! Ok. Ah, è morta! Colpiamo i punti deboli. Colpite all'occhio. Quante si è? Dannazione! Ho sbagliato a schivare. Ah, quella era morta, infatti. Quindi c'è stato un respawn di un'altra macchina. Sbagliato.
La devo prendere quando guarda, quando guarda. Sì, proprio lì. Bene. Sì, devastante. Andiamo in pugno. Bene. Tutte le macchine nei paraggi sanno che sono qui. E tutti gli Oseram. Eppure... niente. Meglio raggiungere la loggia e trovarli prima che siano loro a trovare me. Pezzo d'armatura. Benissimo. Benissimo.